Amref è un caso atipico nella cooperazione nel panorama delle ONG italiane, perché intanto è un'organizzazione internazionale e qui, questo non è la sola, infatti noi facciamo parte del CINI, che è il coordinamento network, diciamo, delle NGO internazionali. Ma inoltre la caratteristica che la rende veramente unica nel panorama italiano è che è un'organizzazione, diciamo, Africa Ownership. Il quartier generale è a Nairobi, è una NGO che è nata in Africa, è nata a Nairobi con i Flying Doctors, che erano dei medici allora britannici, ma via via poi appunto è diventata un'organizzazione locale. E c'è questa divisione un po' di compiti per cui le AMREF nazionali, come quella italiana, le altre europee, negli Stati Uniti e in Canada, si occupano sia anche della, diciamo, collaborazione nella identificazione dei programmi, nell'elaborazione dei progetti, e soprattutto quando si tratta di progetti che vanno a cercare finanziamenti europei, dove evidentemente c'è anche una condizione giuridica da rispettare, ma l'implementazione poi pratica dei progetti è fatta solamente dalle nostre, diciamo, partners africane. E questo secondo noi è un elemento cruciale perché crea risorse umane e dall'altra parte rende obbligatorio il coinvolgimento delle popolazioni locali che, come è noto per chi segue cooperazione, sono il coinvolgimento della popolazione locale è una premessa indispensabile perché un progetto sia efficace e sostenibile. Quindi noi non abbiamo personale espatriato, il nostro personale va solo di tanto in tanto per fare dei controlli, dei monitoraggi o per cooperare. Abbiamo un ufficio a Roma e uno a Milano, che si occupa in particolare di fundraising, e per un totale di circa 36 persone. Le caratteristiche evidentemente sono diverse perché i settori sono sostanzialmente quattro: c'è il settore dei programmi, e quindi lì si richiede una competenza specifica in cooperazione allo sviluppo, quindi la conoscenza dello sviluppo dal punto di vista economico, sociale. C'è poi il settore, diciamo, della comunicazione, che quindi richiede altre specialità, saper tradurre le nostre iniziative in messaggi che mobilitino l'attenzione della popolazione. C'è un settore di fundraising, che ancora una volta è un'altra specializzazione, che si tratta di organizzare attraverso eventi, partnership con soggetti privati, delle campagne che portino poi a raccogliere i fondi, perché Amref vive per quasi l'80-90% di fondi privati. Questo costituisce anche una frontiera abbastanza innovativa, perché di fronte alla crisi finanziaria, che ha ridotto evidentemente anche le disponibilità non solo dei governi, ma anche dei privati donatori, è essenziale sviluppare questa nuova concezione di responsabilità sociale delle imprese, che è un terreno dove in Italia, come in altre cose, siamo molto arretrate rispetto al panorama europeo. Da noi la responsabilità sociale è concepita come responsabilità verso i propri dipendenti, responsabilità verso la qualità del prodotto, responsabilità verso l'ambiente. Non ancora, in termini compiuti, questa responsabilità sociale nell'equilibrio globale. E però è un terreno appunto sul quale, proprio per questo, perché c'è una carenza, si può sviluppare, nuova capacità e quindi la richiesta di nuove competenze.